Eccoci di nuovo a raccontare una storia tra le tante, una serie di filmati riguardanti la nostra emigrazione. Un'altra storia dedicata ai nostri ragazzi e a quanti non hanno vissuto direttamente il dramma di quest'esodo, che ha svuotato in modo irreversibile il nostro bel paese. Questa volta il protagonista sarà Donato Fiorillo, conosciuto negli anni 50 da tutti i rositani per la sua simpatia, ma soprattutto per le sue ottime doti di attore, interprete di generi diversi, dalla commedia alla satira, dal genere storico a quello religioso, proposti dai registi dell'epoca, Don Nicolino De Renzis, Don Annibale Facchiano, Don Peppino Falcone ed infine Don Michele Marcantonio. Memorabile l'interpretazione del Cristo della Passione che lasciò stupito il pubblico che gremiva la sala del cinema Marino. Con questo filmato vogliamo sottolineare quanto Donato Fiorillo è stato un emigrante come tanti, che ha sperimentato la tristezza per il distacco dalla propria terra, con le difficoltà di adattamento in una terra straniera, ma che ha saputo trovare la forza di vincere, di guardare avanti, di dedicare la sua vita alla famiglia e, grazie alla sua professione, a tante altre gente. Oggi saranno due suoi amici ad introdurre Donato sulla scena. Saranno loro, attraverso i ricordi, a darci un'idea esauriente di quella splendida persona che, con qualche piccola difficoltà, siamo riusciti ad incontrare a pochi chilometri dal nostro paese. Allora, Michele, quando è venuto a Roseto Donato Fiorillo, che vi siete detti? Anzitutto, da quanto tempo lui non veniva a Roseto? Con Donato ci siamo incontrati l'anno scorso, l'estate dell'anno scorso, ma non ci vedevamo dal 1980. Ci eravamo visti in Canada. Io ero in viaggio di nozze, ci siamo incontrati, siamo stati una serata insieme un po' con tutti gli amici che erano in Canada, da Antonio Checchia, da Battista D'Avanzo e quant'altro, insomma tutta la vecchia cricca che frequentavo quando stavo a Roseto. Qui rivederlo è stato immensamente piacevole per me e anche spero e credo anche per lui, perché eravamo amici veramente, insomma, un buon ricordo di lui veramente, perché è veramente un amico. Guarda. Io da quello che ho capito, che Donato, e penso che pure tu, no? Ha nella mente e nel cuore il periodo, gli anni in cui facevate teatro. Forse è stato il momento anche della spensieratezza, diciamo, no? Prima del militare non ti sei ancora non sei ancora entrato nell'ordine che devi metterti a lavorare, devi fare, perché c'era sempre quel freno del militare, prima il militare poi vediamo come sistemare il resto. E tra le altre cose poi abbiamo fatto anche il militare, ci siamo trovati a fare il militare nella stessa città, io e Felice Carpino, io, lui e Felice Carpino a Roma. Ed è stato piacevole incontrarci, perché io non sapevo che erano a Roma, loro nemmeno, poi non so, tramite... È stata una sorpresa. Sì, è stata una sorpresa, perché poi ci siamo, Felice riuscì a telefonare sia a me che a lui, e ci incontrammo una sera e così cominciamo a frequentarci. E l'ultimo ricordo che ho di Donato, perché lui era in attesa di espatriare, di andare in Canada, e aveva avuto la dispensa militare, perché allora la davano tranquillamente. E la sera siamo andati a cena, poi per ammazzare la serata, ultimare la serata, andiamo a cinema. Era nel periodo fine marzo, principio aprile, per cui stavamo ancora la divisa invernale militare con cappotti e quant'altro. Però faceva già abbastanza caldino, per cui siamo usciti sbragati proprio alla fine del mondo col cappotto mezzo... Come usciamo, troviamo la ronda mista, che è la più terribile tra le altre cose, perché la mista è esercito, aeronautica e marina. Come ci vedono, ci chiamano. Io mi sono preoccupato di Donato,
Dico, se come fa, come lo denunciano adesso, come fa a partire domani mattina? È felice che sudava, preoccupato pure lui per Donato. Allora gli dico, sentite, ci salutiamo qua, dico, mi son portato, ho fatto due passi avanti per staccarmi da loro, per essere pronto. Dico, io esco e tiro a destra, voi girate a sinistra e rientrate in caserma. Non preoccupate per me, perché la ronda non mi becca manco a morire, guarda. Avevo 20 anni, perciò eri così, abbastanza veloce. Sì, e così ci siamo salutati con... è stato il saluto con Donato all'uscita del cinema. E ti sei portato dietro la ronda? Mi sono portato dietro per parecchi centinaia di metri la ronda, sai, che tentava di beccarmi. Ho capito. Così... l'hai salvato, insomma. Sia felice che Donato rientrare tranquillamente in caserma e lui poté partire la mattina successiva. Ho capito. Voi avete fatto diverse rappresentazioni teatrali insieme, no? Sì, con Donato, tre o quattro ne ho fatte con Donato. Lui già era esperto, tra le altre cose, perché ne aveva fatto già qualcuno in più. Negli anni precedenti io ero in collegio, per cui non... e niente, è stato piacevole, perché oltretutto c'era un po' tutto, no? Il ragazzo che aveva studiato, il ragazzo che faceva l'operaio, il ragazzo che faceva il contadino, là non c'era nessuna diversità ed eravamo tutte compatte per portare avanti questo discorso qua teatrale. E Don Michele era quello che riusciva ad assemblare proprio alla meglio le cose. Senti, io almeno penso che anche tanta gente sa questo particolare, tanti ragazzi, insomma, io sono un po' più giovane di voi, però mi ha fatto tanto ridere quella storia delle gocce d'acqua fredda, nella passione di Cristo, no? Lui era in croce, allora, cosa è successo? Raccontaci un po' questa... Era il terzo atto, per cui quando... e già messo sulla croce... in attesa che si aprisse il sipario, a un certo punto noi ci siamo messi da su e ogni tanto gli buttavamo una goccia d'acqua in testa, fredda come un accidente, già faceva freddo sul palco, perché era nei mesi invernali, era febbraio, fine febbraio. L'espressione che faceva Donato era veramente di Cristo in croce, perché gli occhi che li girava verso di noi per dirci, per supplicarci di smetterla. Qualche piccola imprecazione sarà partita da quella croce. Non proprio, perché in quel momento non lo poteva proprio fare, povero Donato. Comunque riuscì benissimo, veramente, guarda, quelle gocce d'acqua furono salutate. Ma come ci mandava sti gocce? Col contagocce oppure no, con... No, perché tenevamo un tegame. Con l'acqua, con la mano, bagnavamo e spruzzavamo in testa. E la gente che diceva? La gente... Ma non si è accorta la gente. No, la gente vedeva l'espressione di questo Cristo. L'espressione era perfetta, che capito? Dice, di sofferenza. Ma ti racconto un particolare. Il primo teatro che ho fatto, facevo la parte di un generale di una Centro America, di una nazione del Centro America. E dovevo iniziare a leggere un giornale, il titolo di un giornale, me la ricordo ancora adesso, Città di Guayaquil. La voce non veniva fuori. Dopo parecchi minuti è venuta flebile, che mi arriva una spolverata dal fondo del cinema. Ranzoni, a Lucca è nato poco, e qua non si sente. Mi stroncò, guarda. Ti debbi completamente. No, ma là o continuavo o eri morto. Perché ti ha dato anche uno stimolo. Sì, è stato uno stimolo a dover continuare. E poi forse la paura che ti fa muovere meglio in certi frangenti. Cioè, penso che il timore c'è stato un po' in tutti quando si deve affrontare il pubblico. Certo. Però Donato quella volta là, cioè, quando mi ha spiegato un po' diciamo, la sua carriera d'attore, dice, ma senti, io quando dovevo affrontare il pubblico io non avevo nessun timore, anzi mi veniva... No, ma lui aveva proprio delle... A parte che era il veterano per noi, perché già... era stato sul palco parecchie volte, ma forse ci dava anche incoraggiamento a noi, perché lo vedete, con
tanta sicurezza, sicurezza era sì. straordinario proprio, cioè, lui era naturale, stava sul palco con naturalezza proprio, non è che era forzato, noi era una forzatura che facevamo con noi stessi perché, sai, non sudavamo, forse ci eravamo prosciugati per la paura, ma quello tranquillo come una Pasqua che si muoveva proprio a suo agio, era a suo agio sul palco, sai. Un campione in quello, Un attore vero, un campione. Anzi, approfitto per mandare un caro saluto e un abbraccio a Donato e spero di rivederlo al più presto. Felice, ci vuoi raccontare qualcosa sulla l'amicizia tra te e Donato Fiorillo? Donato Fiorillo, anni 1940. Siamo nati infatti io il 13 di giugno e lui il 22 di settembre, ricordo benissimo. Abbiamo trascorso la fanciullezza insieme, infatti andavamo alle elementari di Roseto Valfortore. Io la classe prima l'ho frequentata presso la maestra Luisa Petruccelli di Alverona e lui da un altro maestro, poiché la nostra classe era la classe del 40, era numerosa, infatti eravamo 173 elementi e quindi diverse sezioni. Io appartenevo alla prima sezione. Dove andavate? In quale zona del paese? Perché erano distribuite? All'antico municipio, al vecchio municipio, al pian terreno, come si entrava, ricordo la prima classe, come si entrava nel grande portone, sulla destra, quella era è stata la nostra prima classe. Successivamente Donato è rientrato nella mia classe, poiché a quei tempi c'erano molti bocciati e quindi gli elementi delle classi diminuivano e c'era bisogno di un rientro di altri elementi. E Donato dalla sua classe venne nella classe che fu affidata al maestro Peppino Falcone, il quale è stato un grande maestro, il quale ci ha dato veramente un'impronta formidabile per affrontare la nostra vita su dei valori che a quei tempi erano veramente importanti, come quelli della famiglia, della religione e della patria. Oggi questi valori penso che sono andati sempre diminuendo e speriamo che col tempo ci sia le cose cambiano. Un cambiamento. Quando eravamo bambini e andavamo alle elementari, la nostra amicizia si consolidò perché frequentavamo a Piazza Vecchia, secondo vico Piazza Vecchia. Già dalle elementari? Sì, dalle elementari. Eravamo dalle elementari però. Frequentavamo tutte le sante sere l'Associazione Cattolica di Don Nicolino De Renzis. Quindi un altro maestro. Un altro grande maestro che ci ha inculcato maggiormente quei valori che il maestro Falcone ci aveva già, a cui il maestro Falcone ci aveva già iniziato. Successivamente poi, dopo l'inaugurazione della Casa del Giovane... No, noi abbiamo contribuito, anche con Donato, alla costruzione. Nel nostro piccolo avevamo 8-9 anni, ma anche noi andavamo lì ad aiutare, portavamo una pietra, ci comandavano a fare qualche servizio, eravamo lì a disposizione per la costruzione della Casa del Giovane alla nuova residenza, a Villa Frassati.
voi siete cresciuti ancora, siamo cresciuti. È arrivato il momento della partenza, della prima partenza. Eh sì, cioè abbiamo, la giovinezza l'abbiamo trascorsa serenamente a Roseto, ricordo le serate trascorse insieme a Don Michele Marcantonio, perché entrambi, sia io sia Donato, con altri amici, con Michele Luisi, alias Rezzone, facevamo parte della filodrammatica a cui Don Michele teneva tanto. Abbiamo fatto diversi lavori, ricordo specialmente quello della Passione di Cristo, in cui il protagonista era proprio Donato, con la superba interpretazione di Gesù Cristo. Poi siamo partiti per la vita militare, e che guarda un po' il destino, tutti e tre gli amici più che eravamo amici intimi proprio, l'abbiamo trascorso a Roma, io a Montemario nel 10° battaglione della trasmissione, Donato al Celio nella sanità e Michele al sud nell'autocentro per gli automezzi. Ci incontravamo spesso, ci davamo appuntamento e così Donato ebbe il preconcetto e a Roma fu l'ultimo nostro incontro in Italia, poiché ci salutammo e lui partì per la sospirata sua sospirata nuova patria, il Canada, e dove andò a risiedere ad Hamilton, dove si è formata una famiglia con dei figli, e ha lavorato onestamente ed è un professionista sempre nella sanità molto stimato da tutti i paesani e non paesani. Felice, qualche cosa sul suo carattere? Uomo molto dolce, allegro, gioviale, versatile, era piacevole starci insieme. Un ricordo, adesso ricordo quando eravamo proprio giovani, la prima giovinezza, Donato veniva al mio vico dove io abitavo, via prima vico Fiera, e con la precisione la strettola del forno di Padre Eterno, e con il suo tradizionale fischio, un fischio particolare, era il richiamo per me per uscire fuori per le nostre passeggiate e avventure di vario genere. Insomma, questa è stata la vostra amicizia, ricca di tantissime cose che è impossibile poi elencarle tutte, raccontarle tutte. Io ho incontrato Donato l'anno scorso, venne qui a Roseto con il cognato Pompeo, mi pare, e la sua sorella, però non viveva a Roseto Donato, non si era stabilito a Roseto per la sua vacanza, bensì stava ad Alberone, perché lì aveva una sorella di latte con la quale era molto, molto amica e legata. E comunque spero che la salute si ci assisti e possiamo rivederci ancora, perché è sempre bello stare con gli amici del tempo passato, a cui si è sempre affezionati. E il ricordo di Donato per me è indelebile, come pure di tanti che ormai non ci sono più. Caro Donato, io ti ho sempre nel cuore, saluto te e tutti i tuoi familiari, e anche da parte di mia moglie e di mio figlio. Ti abbraccio, ciao.
Donato, tu da quanti giorni stai in Italia? Sono venuto in Italia il 7 di agosto e sto per partire. So, è stato breve ma molto... mi sono divertito tanto, ho incontrato i più grandi amici che avevo, ho trovato a Felice Carpina, a Ranzone, andavamo a stare insieme con questi quasi e ci siamo divertiti un sacco. Ci sono ancora tanti altri amici che purtroppo non ci sono più, ma quelli che ho incontrato mi hanno dato tanta gioia perché non le avevo viste da tanto tempo. E ognuno ha una storia da raccontare, io e Felice specialmente abbiamo andato a scuola insieme, poi siamo stati con Don Nicolino nella Scuola Cantorum, io addirittura divenne il presidente dell'associazione di Roseto Valfortore a un certo tempo, Don Nicolino si ammalò, allora mi diede le chiavi e io controllavo quasi tutto là dentro per un certo periodo di tempo, ma poi lui si è rimesso e ho continuato a fare il presidente per alcuni anni, tre anni mi pare, e c'era questa cosa che ogni tre anni dovevano cambiare il presidente dell'associazione cattolica. E non solo facevo questo, ma di sera andavamo con la filodrammatica di Roseto, che c'è stata quasi sempre, a prepararci per dei teatri. E questa è, diciamo così, l'attività per la quale la gente ti ricorda di più. C'è stata una donna che due giorni dopo che ha visto la passione è venuta a casa e ha detto a mia madre: «Ehi, ma tuo figlio assomiglia proprio a Gesù Cristo». Mamma ha detto: «Ma vattene, bella fega, quella non è tanto brava». Al di là di ogni bandiera, poi lo Spettro Bianco era un altro film che abbiamo fatto. I registi chi erano, Donato? Per lo Spettro Bianco era Don Michele, Al di là di ogni bandiera era Don Annibale. Don Annibale ha fatto quella... Ah, pure Don Annibale. Don Annibale Facchiano. E lui ci voleva bene a tutti quanti, ci trattava come se fosse stati lui il padre e noi i figli. Andavamo là con tanta contentezza ogni sera a concertare questo teatro. E dopo circa un mese ognuno sapeva la parte dell'altro. Questa è la gioia della cultura che abbiamo acquistato facendo questi teatri. Il libretto lo sapevamo a memoria tutti quanti. Quindi non era solo un fatto ricreativo, un fatto ludico, diciamo così. Il teatro è stata una cosa importante. Adesso lo penso che è stato importantissimo, perché io mi sono sentito a mio agio di fronte a tutta... Quando mi hanno fatto parlare di fronte al pubblico, io non avevo paura di niente, parlavo così schietto e come se niente fosse, mentre gli altri, non so se esco, ma che devo dire, che non devo dire. Io le parole li trovavo quasi sempre per esprimermi. Della qualità innata, diciamo. Sì, questo è stato un dono che ho acquistato, che forse non l'avrei acquistato se fossi stato timido e così, se non l'avessi fatto, insomma. Anche Don Peppino di Alberona, con Don Peppino avete fatto delle belle rappresentazioni teatrali. Stavano i Frattasi e quelli erano molto più grandi di me, ma a me mi chiamavano la mascotta, che io dovevo fare. Facevo sempre delle sceneggiate. Questa parte che ho fatto per Don Peppino era di un soldato ubriacone che mi hanno fatto uscire sul palco e mi hanno detto gli alberonesi che quella ha fatto la meglio parte, perché... Sai perché? Perché mio fratello mi ha fatto bere prima di andare a Forto Teatro e io ero quasi con una fiaschetta così, proprio fiaschetta piena di vino. Dovevo bere, dovevo cantare, dovevo... E insomma è uscita una cosa molto... Ho capito. Bene. Ma la rappresentazione più bella che tu ricordi con più piacere, qual è stata? La passione. Senz'altro per me è stato un desiderio enorme, perché volevo far credere alla gente che come Gesù camminava con gli apostoli, non c'era, non dovevi fare nessun mistake, come si dice qua. Nessun errore. Cercavo di parlare il più pulito possibile, senza errori, senza... Quella è stata la parte più seria che ho fatto, che mi è piaciuta di più. Poi Don Michele era un grande regista, perché ha fatto... I lampi, i tuoni, là erano... Gli effetti insomma, per i tempi già erano abbastanza... Aveva creato una pila che le luci si abbassavano quando facevi il terremoto prima che Gesù venisse a morire.
era una cosa fantastica, lui alzava la pila e si abbassavano le luci, poi, e il tuono ci sta, i lampi, metteva due fili di così e le lampadine sfrizzavano, non puoi credere. Ho capito. Il teatro ha un significato particolare, ha avuto un significato particolare per i giovani di allora. I giovani di Roseto Valfortore, è stata una fortuna che noi siamo stati capaci di viverla questa nostra gioventù con i professori. Immagino Don Annibale, Don Peppino, Don Michele. Là non, erano tutte persone che avevano studiato grande e imparavano assai a parlare, a come declamare qualsiasi cosa, insomma è stata un'esperienza indispensabile per noi, per farci rivivere la vita secondo il mondo di oggi, perché là a Roseto stavamo rinchiusi e tutti quanti sembravano tante, un po' arretrati, nel senso che nessuno viaggiava come si viaggia oggi per il mondo, ed era difficile vedere il mondo com'era. Noi lo vedevamo sotto un altro aspetto in quel paese, ma ringrazio il Dio siamo stati capaci di viverla in pieno con questi teatri. Con questi... E questa passione l'hai portata con te quando sei partito? Sì, ma in Canada non c'è stata tanta chance, di svilupparla, perché facevano qualche teatrino sotto la chiesa, così, ma erano soltanto bambini, non c'erano più quelli là forti che continuavano a fare il teatro secondo come lo facevamo noi, insomma. Senti, qualche pensiero sull'esperienza che abbiamo vissuto un po' tutti quanti nell'Azione Cattolica a Roseto? Io penso che l'Azione Cattolica è stata la gioia di tutti quelli che ci sono appartenuti all'Azione Cattolica, tutti quelli che hanno vissuto con Don Nicolino, hanno una forza. Quando siamo andati nel mondo, siamo stati capaci di affrontarle con tanta forza, perché eravamo preparati. Siete andati preparati. Eravamo preparati, sì. Ho capito. Era tutto per noi molto più facile, perché immagino Don Nicolino ci aveva imparato a dattilografare, cosa che... Tra le tante cose, io facevo, e difatti quando sono andato a fare il militare, la prima cosa che ho fatto il dattilografo, poi ho lavorato nella sanità, insomma tutte queste cose che ho sviluppato sono state grazie a Don Nicolino, a Don Michele e a tutti gli altri che mi hanno aiutato. Don Michele mi ha fatto scuola di prima, seconda e terza media gratis, ha detto
tu hai imparato la parte del teatro in 2 giorni, su, penso che tu ce la farai, ha fatto l'esame d'ammissione, prima, seconda e terza media da lui, gratis, non mi è costato niente. E senti, in conclusione, parliamo un po' di quando tu sei andato via, no? E, anzitutto, perché te ne sei andato? Perché mio zio mi aveva preparato, ha detto, vieni qua che qua ci sarà lavoro per te e per tutta la famiglia. Siamo andati tutta la famiglia insieme, eravamo 4, mia sorella, mio padre e mia madre. E ci ha ricevuto e abbiamo incominciato a lavorare. I primi tempi sono stati molto duri perché la lingua... Avevo studiato l'inglese con Don Michele, ma qua quando parlavano a tutta fretta chi capiva. Ma poi piano piano sono andato all'ospedale di San Giuseppe a lavorare. E una suora mi ha detto, vedi che tu per imparare l'inglese devi uscire con questi ragazzi, queste nurse. Ha detto, oh, grazie a loro. Ogni sera una nurse differente me ne andavo in giro. Ma avevo comprato pure una macchina, un macchinone grande. E andavamo a vedere questi film all'aperto. Sì, sì. E imparai a parlare inglese molto presto. E sì, quando si pratica poi... Quando si pratica una ragazza è molto più facile. La suora ha detto, vedi che non possiamo assumerti proprio come quello che tu sai, solo devi incominciare quasi da zero. E così ci sono riuscito, piano piano, piano piano. Prima mi hanno chiamato a fare il porter, quello che portava i cose da una parte e l'altra. Poi piano piano ho detto, madre, io sapevo l'anatomia, la fisiologia, sapevo tutte queste cose. E mi hanno fatto un esame, ha detto, allora puoi stare qua. Ho cambiato quasi tutti i reparti dell'ospedale, poi dopo tanti anni di esperienza. Ho lavorato nell'emergenza, dove fanno proprio arrivano quelli là a pezzi. Ho lavorato dove fanno i raggi, poi ho lavorato in sala operatoria. Mi sono divertito un sacco, perché quello era il dono che avevo, di aiutare le altre persone. Questo è stato... La gioia di vivere nell'ospedale per me è passato come un sogno, non mi sono mai affaticato, insomma. Ho capito, però quando te ne sei andato hai avuto qualche punta di dispiacere, ti è dispiaciuto per qualcosa? Mi è dispiaciuto tanto abbandonare il paese, poi quando sono andato là, data l'inconvenienza di stare in un mondo così nuovo per me, pensavo sempre a Roseto, l'ho sempre pensato. E difatti appena ho avuto l'accenso... portata a mia moglie, la mia moglie è di Roseto pure. Sì. Come si chiama tua moglie? Si chiama, appartiene ai Policelli. Non so se conosce Rosa Amone, che lungo tempo fa stava a Roseto. L'ho sentito ma non ce l'ho presente adesso. Sopra Fontana Vecchia teneva una casa, la prima casa sopra Fontana Vecchia era la loro casa. Ci siamo incontrati, ci siamo sposati, abbiamo fatto i figli, abbiamo vissuto. Quanti figli c'hai? C'ho 2 maschi e 3 nipoti, sono femmine. Una mia nipote già sta all'università, su è passato tanto tempo da quando. Un'altra ce n'ha 16, un'altra ce n'ha 14. E vogliono venire a Roseto, cercherò di farle venire, faremo un tour e poi li porterò anche a Roseto, sì, perché sono curiosi di sapere da dove veniamo. È importante che le nuove generazioni ritornano un pochettino alle origini, almeno per... Voi avete raccontato qualche cosa di Roseto ai vostri figli, ai vostri nipoti. I miei figli sono stati a Roseto parecchie volte, ce n'è uno, il più piccolo. Gli piace Roseto perché ha studiato all'università di McMaster, ha studiato italiano e lo parla bene, meglio di me. Venendo a Roseto hai incontrato tanti amici, tra i quali Michele Ranzone, Felice Carpino, Dionisio. Poi soprattutto Michele Ranzone, che era stato un collega d'arte, diciamo così. Lui faceva Pilato in quel film, il teatro che abbiamo fatto. E difatti quando è venuto Don Michele a Toronto... andavamo io, Antonio Checchia, non c'è Antoniucci Checchia, sì, sì. Ricordi? E ci stava Antoniucci Checchia e ho detto a Don Michele, come ti pare che Giuda si avvicina e anche Gesù si avvicina fino a te? Lui si è fatto tante risate. Ho capito. Va bene. Per me è stata una vita molto... interessante dal punto di vista che io venivo da...
da sotto a Santa, dove non tenevamo tanto da fare, ma comunque mi sono sviluppato abbastanza per vivere questa vita secondo... Mi fa piacere sentire queste cose, perché di solito l'immigrazione è stata sempre uno strappo dal paese d'origine, dagli affetti. E mia madre disse: basta che lo porto in Canada, poi morirò. E difatti mia madre è morta 3 mesi dopo che siamo arrivati in Canada. Questo è stato un altro sdegno della... ci siamo rimasti tutti male. Io ero l'unico figlio, poi mio padre era già, aveva passato i 50 anni, e mia madre si è morta. Io tenevo una sorella di 12 anni, che sta qua, che sta qua con me. Ma tutto questo ci ha fatto diventare forti. Abbiamo affrontato tutto con molto più vigore. Sì, spesso il dolore era forza. Va bene, Don, io ti ringrazio, è stato veramente un piacere passare un po' questi minuti insieme. Siamo arrivati un po' tardi, diciamo, tu domani parti, però mi auguro che tu possa tornare ancora a Roseto, non solo per raccontarci queste cose, ma per passare qualche ora insieme. Allora, grazie. Grazie a te. E alla prossima. Mi dispiace che ti ho fatto girare un po' per ritrovarmi, ma comunque ci siamo ritrovati ed è stato bello. Grazie, grazie di nuovo. Mi piace tanto. Grazie.